Allora, piove, quasi neve, guardate la su Helen in che condizioni è, sembra una... Ah! Ecco, te sei andata in una porta. Mamma mia, allora una volta sono caduta, non potete capire, sono... che cogliona che sono... Allora, no, mamma, ho tutta l'acqua nei piedi, ghiacciata, non ci voglio credere. Allora, sta diluviando, c'ho le mani ghiacciate, beh adesso mi sono anche infilata dentro una bella pozzanghera di acqua ghiacciata, direi che, c'è sempre la mela, c'è sempre la mela qua, fra un po' è neve ragazzi, su Helen! Allora, dove sei? Non so. Ma scusa, ma le mie... no, ma guardami, ma le ciglia che cos'hanno le mie ciglia? No, allora, sta diluviando. Io pensavo di aver preso i guanti stamattina. Avevo preso i calzini e quindi al posto dei guanti ho i calzini. Non so che cosa c'ho sopra le sopracciglia, non voglio neanche saperlo. No, non voglio neanche saperlo. Sta piovendo che Dio la manda. C'ho i piedi completamente congelati. Ma vi dico una cosa, vi faccio seria. Donne, come dicevano i vecchi taglierini che passavano per il paese ad arrotare i coltelli. Ah, vieni qua su Elle, che anche te hai una bella certa... Di che? Età. Sono una bambina. Dove sei? Ma non è che il mio telefono è panoramico. Allora, donne, come dicevano una volta gli arrotini che giravano per il paese e che dicevano garrotino, non so, forse girano ancora. Non trovate scuse. Non trovate scuse. Mamma mia, se sono gonfia. Non posso dire la parola, cioè non sono proprio carina. Non trovate scuse.
siamo qua fuori e su Ellen, over 50, e nonostante tutto, ormai c'ho anche la grandine attaccata alle ciglia, siamo qui con i calzini, scarpe bagnate, sotto la pioggia e la neve, ma se uno ha la volontà fa tutto, quindi donne, fuori, e ve lo dice il calzino, fuori! La Caterina, che mi fa sempre le ciglia, a sto giro, dobbiamo dire la verità, allora stamattina sono andata a correre, mi avete visto, ero congelata e ibernata, poi sono arrivata a casa, ero già anche in ritardo, lei già mi stava aspettando, che è carina, viene sempre qui a casa, mi ha fatto, mi ha messo a posto la ciglia e racconta tu. E le sopracciglia. E cosa mi hai fatto? Abbiamo fatto microblading e abbiamo ricostruito la parte finale delle sopracciglia, quello che era mancante. Qua, se andiamo a vedere indietro, si vedono i pelletti che ho fatto. Sì, perché dovete sapere che io avevo l'ultimo pezzo delle sopracciglia, ma succede con l'avanzamento dell'età o è una roba... Cioè a me mancava un pezzettino in fondo... Allora, potrebbe succedere anche quando età va avanti, oppure... Ma dato della babbione. Oppure? Oppure, allora, a forza di fare dei pinzetti, che sappiamo che una volta fa andavano a moda sopracciglia come portava Mina. E è vero. Ci sono tante... Praticamente donne... le toglievano completamente. Sì, le toglievano soprattutto qua da sotto a rendere più sottile. Qualcuno anche fino arrivare e dopo fanno fatica a ricrescere, vero? Sì, fa fatica a ricrescere con questa tecnica che è una dermopigmentazione superficiale. Noi possiamo ricostruire sopracciglia anche totalmente oppure anche come abbiamo fatto solo la parte finale che adesso è a posto. È anche molto naturale, sembra che non abbiamo fatto niente in realtà. In realtà abbiamo fatto. Vabbè, avete capito? Sì, però il segreto è di questa tecnica... Hanno capito, è 2 ore che la spieghi. Buona giornata. Invece qui, cosa stiamo facendo qui? Qui? Stiamo ritornando al mio colore originale. Sì, durone. Che è colore duroni di vignola. Molti di voi diranno, che cosa sono i duroni di vignola? È un paese, anzi no, è un paese montano che abbiamo qua vicino, che fa le ciliegie di questo colore. E sono famose le loro, i duroni. E quindi Antonio ha inventato questo colore, che si chiama? Amaranth. Amaranth. Sì, per Elisabetta Franchi. Esatto, Amaranth. È stata una sfida. È tra rosso, scuro, mi piace perché io non amo molto i rossi. Questo è... È fatto tra il rosso e il nero. Esatto. Non c'è il blu in mezzo che lo farebbe diventare viola. E quindi potrebbe essere un colore delle volte più su. Nonna. Allora, ti piace il mio completo del festeggiamento? Stupendo. È che adesso sei dietro tutte le nostre. Ma nonna, ma che belle! Allora oggi festeggiamo. Ma che bella! 1, 2, 3, via! Hai visto? Via! Auguri! Auguri a tutte e due! Che belle che sono! Auguri alla mia madre, guarda mo! Auguri gnogna! E tata Patrizia! E auguri... Sento...
E auguri Tata che lo compiono, gli stessi, lo compiono gli anni lo stesso giorno. Io me le ho mangiate tutte. Quasi gli stessi anni, eh? Ah, quasi. Sì. Possiamo dire... Nonna, tu? 66. Ah, 6, però. 6. Te? Numero 65. Del 65, 66, ragazze. No. Se vi mantenete come queste due nonne... Ragazzo, no. 125 in due. Diciamo che invecchiare non è poi così. Elisabetta, non potevamo dimenticarci di quanto ha fatto per noi. Un piccolo segno di positività nella positività, speranza di ripartire tutti più forte di prima. Vi auguriamo di trascorrere una sereno Natale. Grazie genuina famiglia. Genuina famiglia, no, grazie genuina famiglia. Fai vedere, Leone. Allora, loro fanno età. Leone, dai, che paura. Intanto voglio far vedere questa cosa che è bellissima. Grazie, grazie. Allora, ogni scatola ha il nome dei nostri animali. Stella e Bianca. Cicco e Sara. Cherie e Betty. Leggi tu, Leone. Cherie. Lalla. E Lalla. Allora, Cicco e Sara. L'ho già detto, Cicco e Sara. Cosa succede? Apriamo esempio Cicco e Sara, ok? Aspetta che ti aiuto, Leone. Allora, fai vedere che cosa c'è dentro. Nah. Ci sono i bagnetti. Sì, e quelli. Allora, questi sono, sembrano dei CD, ma in realtà sono dei pranzi per i nostri amici quattro zampe. Guarda, guarda solo il packaging, è pazzesco. Poi ci sono... Sembrano minuscoli, ma non sono. Ci sono questi stuzzichini che loro vanno giù di testa. I bagnetti. Dopo vi faremo vedere anche come... Ah, che florito i suoi baffi. Oh, che c'è? Oh, ma cos'è? Vabbè, questa è una scacchiera. Ma è stupenda. Abbiamo già visto. Ma che materiale è? E la roba che avete buttato dall'altra parte, che cos'è? È un portagioie. Ah, ah, ma dai, no, ma che cos'è? Legno. E quella? La dama e i villaggi sarà gli scacchi. Ma è stupendo. No, forse ci metti gli scacchi qua dentro. No. Vai, Ginevra. Allora, questo invece me l'ha portato la ragazza delle ciglie. Che voleva che lo aprisse davanti, ho detto io davanti i regali non li apro, da solo apre Gingy. Vai Ginevra, vogliamo apre vedere che cosa. Oh, oh, Cherie sempre in me. Ma cos'è? Ma che belle, c'è il nome di ognuno. Leone, ma è stupenda. Ma è questa luce? Credo sia... Vedere Ginevra? Allora, questa è... Aspetta, girala. Ginevra. No, ma è stupenda. Grazie, Caterina. Adesso abbiamo deciso di metterle là. Le mettiamo lì in mezzo a tutte le nostre bowling di vetro. Grazie, Caterina. Un bacio, grazie. Allora... Dado, per i vini sì. Mi devi aiutare tu. Intanto grazie. E poi so che ci sono due donne in questa azienda. Agricola o vinicola, Dado? Si dice vitivinicola. Vitivinicola. E dopo vi dirò anche i nomi. Allora, questo vino viene da Oliena. Intanto vorrei sapere di dov'è Oliena, perché io conosco solo Sassari, Olbia, Cagliari. Cagliari. Alghero. Alghero. Questa invece è Nuoro. E questa invece è Nuoro. Bene, dimmi che vini sono. Intanto li apriamo. L'abbiamo schiodato la cassa 2 secondi fa, eh?
vini sono tradizionali, il vermentino bianco, il canonau, vari tipi di canonau, c'è questo gioias dei nuraghi. I nuraghi, sapete, sono le costruzioni tipiche. Vado. Sì. Adesso lo becco in fragrante. Dammi quattro definizioni di questi vini sardi. Quattro, non cento. Quattro. Sale. Sale perché? Perché è un'isola, la Sardegna, quindi ovunque, ovunque mettano vigne prende il sale. Poi? Guarda che è già lungo. Mirto. Perché mirto? È perché è l'arbusto della Sardegna. Poi, terza definizione. Prima hai detto i venti della Sardegna? Sì, ma era per il sale. E adesso parliamo di mirto, parliamo di terra aspra, no? Terra montagnosa, il sole, Sardegna, vini che vengono, uve che vengono raccolte quando sono già belle mature, chiamate tardive. Vino che è stupendo, però la cosa che mi è piaciuta molto è questa: un abbraccio particolare dalle donne dell'azienda, Nina e Giovanna. Dalle donne dell'azienda mi piace, perché noi pian piano, noi donne, avanziamo come i soldatini. Quindi dato tu hai finito? Sì, sì. No, a telecamere spente hai dato un'altra definizione del vino sardo. Sì, vino acre, un vino territoriale proprio. Allora, appena lo bevo faccio un brindisi e vi rifaccio una storia e vi dico com'è. A parte che sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 vini diversi, quindi... Sì, c'è anche un frizzante. Perché in Sardegna i frizzanti non ci sono? Era fino a qualche anno fa, no. Ho imparato una cosa che io non sapevo, che in Sardegna i vini frizzanti non si usavano, non è consuetudine, si sono messi da poco, cantine giovani, ragazzi in gamba. Ragazzi. Questo sgabello mi è arrivato, sarà un mesetto. Io l'ho già visto, adesso lo sto aprendo a Ginevra, ma io nella realtà l'ho già visto. È uno studio di Bologna, intanto della mia città. Si chiama Subconscio Studio, fanno delle cose molto belle, dopo comunque vi ritaggo. E mi ha fatto uno sgabello, si vede già dal disegno. Tiralo fuori, Gingi, non fare come il dado, che ci mette 6 ore per spiegare un vino. Oh, come un macaron. No, è stupendo, Questo lo mettiamo in sala gioco da voi, bellissimo. Prova a sederti, Gingi. Questo va bene per te, Dado, guarda. Tieni la schiena dritta. Pungere le mucche che abbiamo in giardino. Ma è stupendo. Avete visto? Ma è spettacolare. Sì, perché fa tipo la cremetta, la frappina. C'è già anche per tutte. Il? Papà si è operato gli occhi, per quello che ha gli occhi. Allora, la Caterina mi ha detto che, visto che io ho una lunghetta qua, che se io tutte le sere prima di andare a letto mi faccio, papà, ascolta questo trucco di bellezza, il face typing, che sono i cirotte che si usano quando si hanno anche delle contusioni, sì. Sai? Sì. Lei me l'ha tagliato così, mi ha detto tutte le sere mettitelo che ti tiri un po' verso l'esterno. E comunque lo lasci tutta notte, la rughetta questa dell'espressione, io poi rido molto, quindi ti va via? Quindi io, Caterina, da stasera mi faccio quello lì, detto prima. Cherie. Face tapping.
vabbè, questa è la natura. Bellissimo. Aspetta, perché hai detto due, Maria Grazia? Dov'è il secondo? Vedete un po' più un piano. Ah, è vero, vedete lì, ragazze? Ce n'è quasi un secondo. No, vabbè, pazzesco. Buca. È pazzesco questo arcobaleno. Andiamo, dai, finiti di mangiare. Andiamo. Sempre con me. Mucca. Anche nel bagno del... È il proprietario di questa ditta. Mi hanno mandato qualche mese fa questo spray, dammi le mani. Tu te lo metti e tu dirai, adesso sarai tutta piena di colla. No, fa tipo guanto protettivo, un profumo alle erbe pazzesco, quindi non l'odore dei gel che trovi quando entri nei negozi che ti seccano la mano. Non ti seccano la mano. E ti ripara dai batteri, microbi, cioè tu sei in giro, tocchi per caso una maniglia e dici cavolo, mi devo lavare le mani, fai così, intanto sei protetta. Come diceva Elisabetta, Farmaca veramente ti cambia la vita, perché è un prodotto che tu ti dai sulle mani ed è come se tu avessi un paio di guanti. Già detto. E poi se sei per strada e non sei cosa. Anche dei capelli stupendi e te li disinfetta, quindi non importa neanche lavarli. Quindi sei igienizzato anche nei capelli? Sono igienizzato dappertutto. Madonna. No, adesso a parte che mi fa l'asi, no? Cioè, mi sono permessa di fare questa storia perché è veramente un prodotto eccezionale. Cioè, non è... sei protetta, ma con. Poi non ti unge, cioè puoi toccare subito immediatamente qualcosa. Ma più che non ti unge, perché neanche i gel che trovi in giro ti unge. Però ti senti le mani come se ti tirassero. Sì, esatto. Questo invece è uno spray carezza. Ecco, non mi veniva la parola. È uno spray carezza. Quindi bravo a lui, che non mi ricordo il nome. Alessandro. Bravo Alessandro. E...